Ciao Aglio. Alla vigilia di Pasqua voglio raccontarvi della storia delle quattro candele in una stanza silenziosa. Le candele continuavano a bruciare lentamente. Il luogo era talmente silenzioso che si potevano udire le loro conversazioni. Al che la prima candela dice: «Io sono la pace, ma a quanto pare la gente vuole la guerra e io non trovo più utilità». E allora si lascia spegnere. Dopo un po', risponde la seconda candela, io sono la fede, ma la gente non crede nella fede, crede in altro, crede nelle fantasie, non ho più posto qui, il mio ruolo è terminato, e si lascia spegnere. La terza candela dice, io sono l'amore, ma a quanto pare la gente non vuole amare, odia, invidia, pettegolezzi, giudizi, e neanche finisce di parlare, una leggera brezza spegne la candela. Nel frattempo entra un bambino e vede tutto buio e disse, cosa fate? Io ho paura del buio. E la quarta candela, la speranza che stava per spegnersi, visto il bambino disperato che piangeva, disse, non ti preoccupare, io posso accendere le altre quattro candele. Che cosa significa questo? La stanza buia siamo noi, il bambino siamo noi. La speranza è un qualcosa di concreto. La speranza è quella luce che può accendere il tutto. È la luce, ragazzi, è Yeshua. Io sono la via, la vita, la verità, la luce. Senza quella luce otteniamo l'effetto delle candele, dove queste quattro virtù si possono spegnere. E quando si spengono, beh, siamo nel buio più totale. Quindi cercate di non far spegnere mai quella scintilla divina, perché quella scintilla divina può innescare e accendere altre candele. Buona Pasqua dal profondo del mio cuore, dal profondo dell'anima che sono, perché tutti siamo anima, e dallo spirito che possa compenetrarvi in tutti i vostri esseri.